Ecco, siamo nel chiostro dell'Istituto Padre Monti, la casa madre dei figli dell'Immacolata Concezione. Oggi è il 1° ottobre, giorno in cui facciamo memoria della morte di Padre Monti che qui è sepolto. Insieme a noi ci sono 12 religiosi dei figli dell'Immacolata Concezione che si stanno preparando alla loro professione perpetua, cioè al loro impegno e alla consacrazione definitiva nella congregazione. Chiediamo anzitutto a loro come si chiamano e dove vengono e da dove vengono. Please introduce yourselves. Okay. I am Brother Fidelis Gba from Nigeria, Enugu community of Father Monti. Ok, mi chiamo Fidelis, vengo dalla Nigeria, dallo stato di Enugu. I'm Brother Anish, belong to the Indian province of Congregation of the Sons of the Immaculate Conception. Fratello Anish, dalla provincia indiana della Congregazione. I am Brother Agu Anthony Chinedu, from Nigeria, Enugu Community, Conceptionist. Fratello Antonio, dalla comunità di Enugu in Nigeria. Sanyo Iwenzaram Valentine, from the community of Bamenda in Cameroon. Fratello Valentino, dalla comunità di Bamenda in Cameroon. I'm Brother Zuamo Tengu Simeon. I'm from Nigeria, studying in Cameroon. Fratello Simeone studia in Cameroon, viene dalla Nigeria. Je suis le frère Gaston Kwan di Bolobolo. Je viens du Congo, la communauté Père Monti de Rigini a Kinshasa. Fratello Gaston viene dalla Congo. I am Haji Nusifa Nchikwezugu from the community of Blessed Luigi Maria Monti, Enugu, Nigeria. Anche fratello Gino viene dalla Nigeria. My name is Gonchorgu Bonifacio. I came from South Korea congregation. Fratello Bonifacio viene dalla comunità di Suwon, nel Sud Corea. I'm Brother Akule Moses Teide, from the community of Enugu, Blessed Luigi Maria Monti, Nigeria. Fratello Moses viene anche lui dalla comunità di Enugu in Nigeria. I'm Andrea, Corea. Fratello Andrea viene anche lui dalla comunità di Suwon nel Sud Corea. Fratello Alberto Awana della comunità di Bamenda, Camerun. In italiano perfetto, non c'è bisogno di tradurre. Mi chiamo Christian Tusuguese, vengo da Nigeria ma studio in Congo. Anche Christiantus che viene dalla Nigeria. Ecco, noi chiediamo a questi giovani religiosi quali sono le esperienze belle che hanno fatto, per quale motivo sono qui, che cosa ricordano, che cosa hanno visto in questo primo mese di permanenza qui in Italia. Yes, actually we are here because the congregation is becoming aware of our cultural and multicultural differences, and we like to bring us together so that we become more aware of the concrete realities of the congregation, knowing each other, knowing ourselves, for the better understanding of the entire congregation as a whole. Siamo qui, dice fratello Valentino, perché la congregazione è consapevole dell'importanza multiculturale, dell'appartenenza di diverse culture nella stessa congregazione, quindi siamo qui per conoscerci, per approfondire questa conoscenza. Anyone else? Qualcun altro? For this land is our holy land, because here the origin, the father, our father lies here, he rests here, he walked here, and he spreads his spirit from this land and from far away from Asia, also from India. We have to experience this, but now here in this very land, in these very moments, I am able to experience that, and for this purpose we are here before our perpetual profession, so that we may be able to carry on his spirit to our land too. Fratello Anish dall'India dice che per noi questa è come la terra santa, perché qui Padre Monti ha vissuto, qui ha lavorato, qui riposa, e quindi subito prima della professione perpetua siamo venuti qui perché vogliamo portare nella nostra terra un po' dello spirito che ha animato la sua vita.
Anything else wants to? I will simply say that Sarono is a sweet home for all the conceptionists because this is our mother house and this is the source of our vocation as conceptionists. So all of us, we are happy being here. So we are really excited because this is the starting point of our vocation. Thank you. Noi siamo a Saronno e siamo felici di essere qui perché come figli dell'Immacolata Concezione, come concezionisti siamo nati qui. Ecco, questa è la nostra casa, per noi possiamo dire Saronno casa, dolce casa. Yes, I think this is a very wonderful experience to be in this place. Since we came here starting from Rome and now we are here in the place as my brothers just said, we are in the roots of our congregation where is buried Father Monti. I think I really, personally, I really felt kind of something that touched me seriously when I saw the tomb of our founder. It's like now a challenge for me personally, maybe for all other brothers, to try to be more committed, to be more engaged in this religious family. Vedere la tomba di Padre Monti, dice fratello Alberto, è stato per me molto toccante perché mi ha portato vicino ed è come una sfida per essere sempre più impegnato nella via di consacrazione. Siamo partiti da Roma, adesso siamo qui a Saronno e sentiamo forte la presenza di Padre Monti in mezzo a noi. I will say like the Simeon of old, at last upper half master, you can leave your servant go in peace. Going in peace here doesn't mean going in peace of the dead, but going in peace into the apostolate, because I've seen the realities that I've been hearing, all the theoretical aspects that I've been hearing, I've been able to experiment them, seeing really where the work started, how the spirit is being carried on. I'm encouraged to go more and don't want to the apostolate of the Father Monti. Ecco, essere qui dove ci sono le nostre radici è per noi motivo, occasione per raccogliere sempre di più lo spirito di Padre Monti, anche vedendolo concretamente in azione, non soltanto nella teoria. Anything else? Yes? Oh, excuse me. Yeah, I'm very, very happy to be here. One of the greatest reason why I see myself be very, very happy here is that I see that the charism of the congregation, as we know, has different realities in different countries. So it's an opportunity for me, since I've been here, to see how the charism of the congregation is being carried out in this part of the world. So that gives me a kind of encouragement so much on how that charism is carried out in other parts of the world, apart from my country. Ecco, anche Moses, dalla Nigeria, è contento di essere qui, esprime la gioia di poter vedere attuato e come si realizza il carisma di Padre Monti in diverse parti del mondo, in modo particolare qui, dove Padre Monti è sepolto. You? Yeah. I'm as well very happy to be here this very morning. In fact, as our blessed founder said, here lies his heart. Also, I'm saying, here lies my heart. In fact, here I discover really the charism of the congregation. As our brother have said, we have different realities to carry out this very charism. And here I discover that there are also many other ways of carrying this very charism. And after the explanation and what I have seen around in the house, being the mother house, being where Monty started by himself, being where he made the foundation of the congregation, I think I'm seriously encouraged by the charism and how I wish I should participate actively in the charism, not passively, but actively. Bene, fratello Simeone, anche lui dalla Nigeria, dice che qui riposa il cuore di Padre Monti e in qualche modo è anche il nostro cuore presente qui, perché qui noi abbiamo avuto modo di vedere in che modo lui ha dato inizio alla fondazione della congregazione. Qui ci sono le fondamenta, le basi, e questo naturalmente è per noi motivo di coraggio e di forza nel proseguire in modo attivo a contribuire alla missione della congregazione. Oui, je suis vraiment très content. Pourquoi? Parce que quand nous sommes entrés à la congrégation comme aspirants, comme postulants, il y avait un ouvrage
intitulé Apôtre de la Charité, il y a eu toutes les théories de la congrégation, toutes les places que le père fondateur a passées à travailler. Par exemple, l'hôpital Santo Spirito de Rome, la place Mastai, et sanctuaire de Ro Sarono. Bon, en fait, nous voyons ça comme c'était la théorie. Peut-être, à mon avis, ce n'était pas la réalité. Mais en venant dans cette expérience, je vois que tout ce qui est écrit dans ces livres, c'est une réalité. Je pense que c'est une bonne expérience pour moi. Fratello Gaston dice che quando noi siamo entrati nel cammino formativo della congregazione abbiamo conosciuto per nome, ecco, tante opere, tante case, tante realtà, e in questi giorni, invece in queste settimane, abbiamo avuto modo di vedere concretamente, a partire da Roma dove è nata la congregazione nell'ospedale di Santo Spirito, fino a tutte le altre realtà, le altre case, le altre opere, i santuari che abbiamo visitato in questi giorni, la casa di Saronno. Ecco, sono delle realtà che ci danno certamente più coraggio nel proseguire il nostro cammino di consacrazione. You? Okay. Well, as for me, I will like to say that my coming here to Saronno was really a thing of joy. Even when I arrived in Rome, the joy was not yet fulfilled, because Rome, yes, was a place where the founder came, but Saronno is the place where he really laid down his life for us. And my experience here, I would say, before, I was seeing myself like an orphan who has a father but don't know where the father really is. But coming here in Saronno, I have touched really where the founder laid down his life. And for me, I would say my joy has been fulfilled as a member of this congregation. And that has given me an impetus or the courage to forge ahead in this life that I have chosen. And I really feel very, very happy being a conceptionist here in Saronno. Thank you. Fratello Antonio, che viene anche lui, abbiamo ricordato prima, dalla Nigeria, dice: sono molto contento perché, pur essendo arrivato inizialmente a Roma, avendo visto ovviamente la bellezza della città di Roma, questo non era sufficiente, era per come essere orfano e non aver ancora conosciuto il proprio padre. Quindi arrivando qui a Saronno abbiamo potuto vedere dove Padre Monti riposa, dove lui ha avviato, dove lui ha lasciato anche il suo cuore. Quindi sono molto contento di aver vissuto, di vivere questa esperienza qui dove lui riposa, e questo mi dà incoraggiamento nel mio cammino. Ecco, questi sono i nostri 12 fratelli, 9 dei quali rinnoveranno la loro professione religiosa allo scadere dei voti, prima di rientrare al loro paese per emettere la professione perpetua.